bellissimo, più rilassante, ma comunque molto bello, ma porta la stessa felicità. Ha fatto i complimenti a Zanni? Sì, ma è stato bravo perché mi ha chiamato lui, devo dire, quindi mi è sembrato un po' strano, ma però è stata un'occasione per fargli i complimenti, è stato molto carino, è stato molto bravo. Sì, sì, che credo che i tifosi naturalmente ci vanno, e chi deve evitarli, chi doveva evitarli forse, ma i tifosi sono trasportati dalla passione, quindi non è certo loro la colpa, insomma. Giustifica, insomma. No, non è che li giustifico, trovo che dovevamo essere più attenti nel si sapeva che se ritrovinciava il campionato succedeva, quindi a quel punto forse ci voleva una maggiore attenzione nell'organizzare questa cosa. Scendere in piazza fa mia voglia, insomma, di girare con la bandiera. Naturalmente, insomma, momenti come questi bisogna fare un po' più di attenzione, e quest'anno è un anno buono, ma per quanto mio, ripeto, per me è stata la partita col Milan che è stata quella decisiva, vinta quella che era Milan l'antagonista principale in quel momento, vinta quella dava una maggior sicurezza a tutti, e questa sicurezza l'ha consentito di andare avanti tranquillamente. Beh, questo succede poi a un certo punto, che si vinca in eterno, devo dire, vuol dire è strana la vita, perché insomma è stata proprio l'Inter che era la nemica numero uno della Juventus che ha rotto questo dominio. Però adesso bisogna cominciare a tenerlo noi, se è possibile. Ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al canale e metti like a questa news. La Press Video, l'immagine in prima linea.